Natale, ognuno stia al suo posto. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te ad un nuovo appuntamento di Spazio Sostenibile in collaborazione con Raffaello Libri, lo spazio pensato per celebrare i giorni più importanti dell'anno. Oggi celebriamo il Natale, un Natale sostenibile con dei segnaposto veramente alternativi ma bellissimi per adornare le tavole di Natale in maniera consapevole e di gusto. E allora spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare i segnaposto di Natale. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri bellissimi segnaposto natalizi. L'oggetto di riciclo che useremo saranno le parti superiori dei barattoli, le linguette che si possono strappare. Per intenderci, questa parte qui, e mettiamo da parte per un altro lavoro la lattina. Io ho scelto delle parti superiori di barattoli dal diametro di 5 cm. Cominciamo subito stando sempre attenti ai materiali che utilizziamo, perché se usati male possono fare male. Taglia balza, pinza, forbici, pistola per colla a caldo e relativa stecca, cartoncino bianco leggero, cartoncino da imballaggio, un pennarello dorato o di qualunque colore sia il vostro Natale, un pezzetto di acetato, che è questa plastica trasparente e leggera. Potete utilizzare anche le superfici delle vaschette per alimenti se sono lisce e trasparenti, e ci occorrerà anche della colla aceto vinilica. E poi ci occorrerà anche un pezzo di stoffa a tema natalizio. Io ho questa parte di un pantalone, di un pigiama che non si usa più in casa e che ho fatto a pezzettini per utilizzarlo proprio in caso di attacco di creatività. E adesso lo ricicleremo. E poi come abbellimento uno spumone dorato e, se li avete, dei pompon rossi oppure degli strass, qualunque decorazione che sia per voi sinonimo di Natale. Iniziamo subito. Come prima cosa prendo il cartoncino, la matita e traccio la circonferenza del mio dischetto di latta. Ritaglio leggermente in eccesso, giusto di 1/2 mm. Faccio un disco di cartoncino per ogni segnaposto che voglio realizzare. Metto da parte i dischetti così ottenuti e segno le circonferenze anche sul cartoncino bianco. Qui invece ritaglio proprio a filo di tratteggio, quindi la stessa identica circonferenza che ho tracciato. Adesso ritaglio i miei tondini ritagliati a filo. Il passaggio dell'acetato fatelo soltanto se volete dei segnaposto certi, cioè se volete che quei segnaposto siano solo ed esclusivamente per quelle determinate persone. Se invece voleste dei segnaposto con nomi intercambiabili, l'acetato non mettetelo e lasciate soltanto il cartoncino a vista, in modo tale da poter staccare e riappiccicare il cartoncino di volta in volta all'occorrenza. Adesso con una pinza raddrizziamo quelle che possono essere le ammaccature che, aprendo la lattina, abbiamo cagionato al nostro dischetto. Quindi facciamo in modo di riportare proprio in asse tutto il dischetto, così spingendolo verso il bordo, e poi semplicemente da dietro spingiamo in avanti così e raddrizziamo, come in questo caso, la parte leggermente andata indietro nell'apertura della lattina. Con la colla aceto vinilica sporchiamo la parte anteriore dei nostri dischetti. Voilà, senza troppo abbondare, poggiamoli sulla stoffa.
E adesso dividiamo i dischetti. Ritagliamo in eccesso, ripercorrendo la tondeggiatura. In questa fase non occorre essere precisi. Bene, arrivati a questo punto, è arrivato il momento della colla a caldo. Mi raccomando, non bruciatevi e se siete dei distrattoni, anche a costo di allungare un po' i tempi del vostro lavoro, utilizzate la colla acetovinilica, che va benissimo lo stesso e che io appunto non uso, soltanto per fare più in fretta. Quello che avremo alla fine sarà questo, un bel dischetto, non vi preoccupate se qui è bagnato, asciugandosi la colla non si vedrà più, un bel dischetto con un tartan natalizio. Adesso prendiamo uno dei nostri fondini e appiccichiamolo sopra il tartan, facendo attenzione che sbordi da tutte le parti il cartoncino. Questo farà in modo che quando li prenderemo non ci potremo tagliare. Quindi prendiamo una lattina, cospargiamola tutta di colla acetovinilica e pressiamola fortemente a lungo al centro del nostro tondino. Mentre i nostri dischetti sono in posa ad asciugare, scrivo i nomi sui segnaposti. Vi avevo detto di usare un pennarello dorato, vero? Bene, ho cambiato idea, io lo uso rosso. Con il pennarello dorato faccio tanti pois. Adesso prendiamo di nuovo la pinza, ripieghiamo leggermente con il cartoncino in avanti e apriamo piano piano, senza staccarla, la linguetta sul retro. Voilà! Fino a che il tondino non starà comunque di nuovo in piedi. Siamo quasi agli sgoccioli del lavoro. Adesso prendiamo i nostri cartoncini, sporchiamone il retro di colla acetovinilica e poggiamoli sulla superficie del nostro segnaposto, così, con due micro puntini di colla, uno da una parte e uno dall'altro, devono essere proprio due micro puntini, fissiamo la plastichina sui nomi, in modo che se arriverà uno schizzetto di sugo o una gocciolina d'acqua, il cartoncino non si bagnerà. Proseguiamo il nostro abbellimento, prendiamo un pezzettino di spumone e prendiamo il nostro segnaposto. Mettiamo un po' di colla sul retro, vedete qui dove c'è un po' di stoffa, e facciamo aderire così il nostro spumone da dietro. Mettiamolo proprio a cavallo tra quel po' di stoffa che c'è e la lattina, in modo da coprirla totalmente e rendere impossibile il tagliarsi le mani. Controllo mano a mano anche sul davanti, vedete? In modo che veda venir fuori il giro dorato. Ma che carino! E voilà! Adesso non è ancora finito. Se volete potete anche finirlo qua, ma io voglio aggiungere qualcosina. E allora prendo questi pompon bellissimi e ne inserisco tre nella parte inferiore, uno così
e 3 nella parte superiore. E voilà, il nostro segnaposto natalizio è bello e pronto. Ditemi se non è un amore. Chi direbbe che era il fondo di una lattina che io ho lasciato così in evidenza proprio perché voglio che si veda. Voglio che si veda essere uno scarto di riciclo, ma se a voi questa cosa non va, copritela con un dischetto di carta velluto o un dischetto di stoffa del pantalone riciclato, insomma, quello che avete a portata di mano. Ora completo gli altri e poi vi faccio vedere tutti i segnaposto belli e finiti. E noi ci rivediamo subito dopo. Ciao! Visto che belli i nostri segnaposto, davvero natalizi, nessuno penserà che li avrete fatti con le lattine del tonno o delle scatolette varie. Vedrete che farete un grande figurone, bellissimi anche da regalare ai commensali alla fine della cena o del pranzo di Natale. Vi do appuntamento al prossimo video di Spazio Sostenibile. Nel frattempo rimani connesso con il mondo di Arte per Te su tutti i social, YouTube, Facebook, TikTok ed Instagram. E qui giù in info box troverai tutti i link relativi a Raffaello Scuola in cui potrai rivedere questo contenuto e tantissimi altri contenuti didattici e formativi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta e buon Natale sostenibile! Ciao!